vedremo tra l'altro se oggi riusciamo a battere il record di streaming, cioè di collegamenti contemporanei, che tu hai già stabilito l'altra volta che sei venuta. Allora, già mi diceva il nostro tecnico, siamo a un migliaio, l'intervista non è ancora iniziata. Allora, insomma, poi ti diciamo, ok? C'è Emma con noi e c'è Daniele Tigli dall'altra parte del vetro. Buon pomeriggio a tutti e due, un bacio ad Emma soprattutto. Ciao. Sì, io ti sento benissimo. Grazie, ciao a tutti. Grazie. Beh, diciamo che è un buon allenamento. Fortunatamente mi alleno tanto perché ne firmo tanti, quindi ho sviluppato una velocità veramente assurda. Sì, 2 secondi prima di iniziare l'intervista. Perché è l'unico modo per accontentare tutti, perché i tempi sono sempre molto, molto, molto brevi e la gente fortunatamente è sempre tanta, quindi velocizzo per accontentare tutti. Allora, qui davanti a noi abbiamo un oggettino molto carino. Eh sì. C'è una Emma di un po' di schiena, ma neanche tanto. Schiena, frontale sarebbe stato un problema la copertina, anzi la scopertina. Esatto. Foto molto bella. Grazie. Beh, il Photoshop diciamo che in questo caso fa dei bene. La specie schiena che è più nuovo. Sì. È un figliuolo, insomma, creatura. Assolutamente. Come possiamo descrivere questo figlio? È un pezzo di cuore, un enorme pezzo di cuore. Ci sono tanti anni di esperienza, ma veramente tanti, non solo quelli che la gente conosce dalla televisione, ce ne sono tanti altri prima. C'è una voglia di, e un coraggio, la voglia di mettersi a nudo e di dire bene, io questa sono io e voglio fare questo. Se vi sta bene, ok, sono pazienza, lo faccio lo stesso. Una parola che vedo più volte nel materiale promozionale all'interno del disco è proprio rinascita. Sì. Un po' come la leggenda della Fenice. Dell'Araba Fenice, sì. Che rinasce. Dalle proprie ceneri. Sì, no, io fortunatamente non rinasco da nessuna cenere perché fortunatamente vengo da comunque da anni sì, fantastici, ma rinascita appunto personale, perché nella vita penso che ognuno di noi tende a evolversi, no? Almeno qualcuno ci riesce, qualcun altro no. Schiena l'evoluzione di me come persona, innanzitutto, come persona umana, e automaticamente consegue anche una rinascita artistica, una voglia di rifare tutto da capo, forse, di cominciare da zero, una voglia di mettersi sempre alla prova e di non aver più paura però di essere giudicata. Quindi un'evoluzione senza freni, direi. Anzi, questo è solo un anticipo in realtà, che sto già preparando forse delle nuove cose. Almeno in testa ce ne sono tante già. Molto bene, assolutamente sì. Senti, l'aver varcato il lato oscuro, no? Sei passata dalla parte opposta, no? Rispetto a dove sei nata, quindi, tra gli allievi, no? Nell'arena a batterti, a sudare per avere poi il tuo risultato. Ma invece dall'altra parte come si sta? Vedere che qualcun altro fa il tuo percorso, ci prova? Guardo tutto con molta attenzione. Cerco nel mio piccolo di dire delle cose, ma sicuramente dico sempre quello che penso. Non mi piace giocare al ruolo dell'insegnante o di chi ne sa più di qualcun altro, non è il mio caso. Mi piace sorridere con questi ragazzi e soprattutto sto cercando di fargli capire che la vera sfida è quella con la vita stessa ed è nel mondo, fuori nel mondo. E che comunque la musica deve rimanere la musica, non deve essere una sfida. La musica è l'arte. La musica non è solo vendere dischi e stare in classifica, la musica è un sacrificio che insomma va affrontato veramente in maniera pronta. Io dico sempre, siete pronti a non vedere i vostri genitori, siete pronti a viaggiare, siete pronti a non avere più una vita vostra, siete pronti. Ok, allora forse potete iniziare a pensare di poter fare questo lavoro, perché quello che sto facendo io, in realtà ancora mi sento un po', sai. Dico, forse posso fare la cantante, ma dico tutte le mattine, forse... Beh, a sto punto è appurato, insomma. Beh, dai, non si sa mai, Senti, l'altra volta, Emma, ti ho chiesto con chi avresti voluto fare un duetto. Stavolta invece ti voglio chiedere quale canzone avresti voluto scrivere. Domanda magari non tanto originale, però mi interessa capire in che anni, in che genere, in che stile. Ah, beh,
Io avrei scritto Little Wings di Jimi Hendrix. Perfetto, siamo partiti, siamo con uno scarso, no? Sì, Poco noto. beh, mi piacciono le chitarre, quindi Little Wings secondo me c'è proprio tutto. Ecco, torniamo alla chitarra che anche tu poi hai iniziato a suonare sul Sì, palco, eccetera. Altri strumenti in futuro che inserirai nel forse il set? basso. Ah, quindi ti fai tutta quella sezione lì e Sì, poi andiamo alle percussioni. magari sì. No, ho scoperto in studio mentre facevo il disco, ho scoperto questa passione per il basso e forse qualcosina la suonerò col basso anche in tour quest'anno a Abbiamo già avuto due notizie oggi, eh? Questa è una giornata Parembre. veramente fortunata, oltre al sole che hai portato, perché qui in Romagna non so da quante ore sei qui, ma insomma Da ieri. non è stato un gran weekend di sole, Ma io non ahimè. vengo per il sole, vengo per mangiare, quindi per Ecco, me è ottima idea, su quello non ci sono mai nuvole o uguale. pioggia che tenga. Appunto. Giampi, a questo punto, se sei d'accordo, sentiamo volentierissimo un altro brano. Non ho sotto mano la scaletta, ma La sentiamo. scelta è, ma la canzone del suo nuovo disco che si intitola Dillo tu, Emma, presentala, noi Vai, ce facci un l'abbiamo po' la pronta. DJ. Sono anch'io Dimentico, all'oscuro. come sei lo Ah, dimentico, allora questo scherzo? è un pezzo bellissimo, si chiama Dimentico tutto e ciao a tutti.